I fatti sono messaggeri della realtà, mentre l'ideologia prescinde sempre dai fatti. Tanto peggio per loro se non corrispondono alla realtà, sembra dicesse uno come Stalin. Alla convention del Partito Repubblicano negli Stati Uniti, quella convention che ha sancito la ricandidatura del presidente Trump, si è presentata una suora delle piccole operaie dei Sacri Cuori, suor Dede Byrne, che ha detto che voterà per la rielezione di Trump alle prossime elezioni presidenziali di novembre, perché Trump è il presidente più pro-life della storia americana. Certo, suor Dede è una suora particolare, con il fascino della sua storia di giovane studentessa povera che entra nell'esercito per potersi mantenere agli studi universitari e vi rimane per quasi 30 anni diventando ufficiale medico. Durante la sua vita cura i feriti di tante guerre, ma quando Dio la chiama a una consacrazione religiosa risponde obbedendo, come aveva sempre fatto nell'esercito nei confronti dei superiori. Diventata religiosa, si occupa sempre in particolare degli ultimi, gli ammalati e i poveri. Ma la convention ricorderà ai presenti che nessuno è più povero dei bambini concepiti che rischiano di essere uccisi prima di nascere. Ma aggiungerà qualcosa di più importante. Non sono soltanto per la vita, dirà ai delegati repubblicani, ma sono per la vita eterna e mi piacerebbe ritrovarvi tutti in paradiso. Certo, in fondo si tratta solo delle parole di una suora. Altre suore hanno detto altre cose, per esempio alla convention del Partito Democratico. Cosa saranno mai le parole di una suora di fronte ai grandi temi della politica internazionale, dell'economia, dell'immigrazione, del razzismo, di cui scrivono ogni giorno i giornali di tutto il mondo. E infatti le parole della suora sono state riportate da pochissimi media e anche questo è un segno dei nostri tempi su cui riflettere. Però è un fatto che un americano onesto che con se stesso, quando dovrà scegliere chi votare fra i due candidati, non dovrebbe dimenticare queste parole pronunciate da una suora a favore della vita, addirittura ricordando che ancora più importante della vita è la vita eterna. Non si tratta di contrapporre principio a principio, valore a valore. La dottrina sociale della Chiesa andrebbe presa in blocco, promuovendo la vita e la famiglia, ma anche la difesa dell'ambiente, un'attenzione particolare agli ultimi, quella che si chiama opzione preferenziale per i poveri. Il magistero costante dei papi ha sempre tenuto insieme tutto questo e se qualcuno non lo fa, semplicemente sbaglia, riducendo la dottrina sociale a un'ideologia di destra o di sinistra. Tutto però comincia dalla vita, senza la quale il resto, cioè i poveri, gli immigrati, l'ambiente, semplicemente non esisterebbe. Quindi ritorniamo al fatto di una suora che dice cose politicamente scorrette davanti ai conservatori che sostengono la candidatura di Trump. Si può pensare quello che si vuole dello stile di Trump, si possono avere dubbi e anche non condividere parti significative della sua politica, ma rimane il fatto che una suora pro-life ha trovato udienza alla convention dei conservatori, mentre per il fronte opposto l'aborto è un diritto ineliminabile e il concepito non è una vita da salvare. E allora teniamone conto. E soprattutto speriamo che gli americani ne tengano conto in novembre, mettendo la sacralità della vita al vertice delle loro aspirazioni e delle intenzioni di voto. Buona settimana a tutti.